F1, statistiche GP Australia, Melbourne a Ferrari e Leclerc. Roma dopo le prime due tappe in Bahrain e Arabia Saudita, la F1 si sposta dall'altra parte del mondo per disputare il Gran Premio d'Australia. Riparte da Melbourne, quindi, la caccia alle Red Bull, che finora si sono dimostrate dominanti non solo con Max Verstappen. Sicuramente l'indiziato numero uno per aggiudicarsi un altro titolo mondiale. Ma anche con Sergio Perez. A inseguire, per il momento, uno straordinario Fernando Alonso con l'Aston Martin. Mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono decisamente attardate. Tra problemi di affidabilità e una SF23 in generale apparsa con molti limiti. Eppure, l'Albert Park Circuit è un tracciato su cui la Ferrari, storicamente, ha sempre fatto bene. Ecco quindi alcuni numeri che possono far sperare i tifosi del cavallino. I numeri della Ferrari e di Leclerc a livello di scuderia, la Ferrari, domenica, potrebbe centrare un record importante, provando a eguagliare la McLaren in testa alla classifica dei costruttori con più vittorie a Melbourne, la scuderia britannica. Infatti, è in testa con 11 vittorie, mentre la Ferrari insegue a 10. Ma non solo. Perché anche Leclerc ha dimostrato di poter dire la sua in Australia, infatti. Il monegasco, lo scorso anno, non solo ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:20.260, ma ha anche centrato il suo primo Grand Chelem in carriera, ovvero il trittico composto da pole position, giro veloce e vittoria in gara conducendo in testa tutti i giri. Virgola.